Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Siamo qui oggi sempre con il solito Bebbo 92, che è mio zietto che mi aiuta nello zombata su Origins. Ovviamente siamo a livello 19. Siamo andati un pochettino avanti ragazzi, come potete vedere io ho la Regan potenziata. Lui ha il bastone del fulmine, come potete vedere. Fallo vedere Bebbo, eccolo qui, è viola. Io ho questo del ghiaccio. Ragazzi, ogni portale, allora dovete aprire il portale con il grammofono. Ogni volta che andate su una di queste, tipo queste, ve le faccio vedere ragazzi. Vieni con me Bebbo, vieni con me. Come potete vedere ragazzi, queste cioè questo punto, ad esempio questo, contiene un portale. Ognuno di questi scavi contiene un portale a sé. Quindi ad esempio ragazzi, questo portale, io metto il grammofono qui, si apre un portale. Adesso si compone con le pietre, vi faccio vedere. Si comporrà un portale con le pietre. Abbiamo, cioè, più o meno abbiamo capito un pochettino come funziona. Adesso ve lo faccio vedere. Entrate qui, vedete che è giallo. Quindi troverete sicuramente la pietra gialla che vi farà costruire il bastone di giallo. Che non so che cazzo. Non mi ricordo a cosa serva adesso. Vedi, c'è anche tu, bebè. Come potete vedere, dall'altra parte c'è quello rosso, che è ovviamente quello di fuoco. C'è quello, mi sa che è quello di fuoco, ragazzi. Quello viola è già stato preso. Quello giallo. Oh, è finito il round, zio, è finito il round. Usciamo via dal costo. Sì. Vieni qui che apriamo. Come potete vedere ragazzi, questo è un luogo gigantesco. Ci sono quattro pezzi, uno blu, uno giallo e uno rosso e uno viola. Ognuno di questi vi darà accesso al bomba. Grande, meno male. Bebbo, vieni veloce che già andiamo via. Nel portale giallo sono. Ti muovi? Sì, sono nel blu. Vai, buona, ci vediamo dopo. Ok, allora riprendiamo. Poi ogni volta ragazzi dovete riprendere il grammofono, perché altrimenti e così si distrugge il portale. Adesso andiamocene via ragazzi, dobbiamo sopravvivere un pochino. Ho preso la pietra gialla, dobbiamo costruire immediatamente il... come sentite questi rumori ragazzi, sono del bastone. Allora, abbiamo Juggernaut, abbiamo un po' tutto. Guardate ragazzi, faccio vedere il bastone. C'è il gigante zio! Bruciate all'inferno! Zio, dove sei? Sto arrivando, dove sei? Al tank. Ci sono due tank allora. Sto raggiungendoti, zio. Caricato il bastone, sto arrivando. Solo in gruppo avete qualche probabilità di farcela. Zio, sto arrivando da te, tranquillo. Maiale arrosto per... L'altro però non vuole. Ma zio! No, mi ha ucciso! Vaffanculo! Dai! Te lo provo a distruggere, aspetta. Ok, li ho fermati, fermo, uno l'ho ucciso. Zio, vieni qui! C'è un teschio, vieni! Zio, devastali! Aiutami! Momento. Grande zio, siamo a posto, vai. Ok. Zio, prendiamoci il carro armato, dove cazzo l'hai lasciato? L'oppressore? Morite stronzi. Andatevene a cagare. Oh zio, andiamo a prenderci il carro armato. Io ti ho distrutto entrambi i cosi, dai, muoviamoci. Io ragazzi vado subito a prendermi il Juggernaut nuovamente, la Speed Cola, il Double Tap, prenderò probabilmente a questo punto come cazzo si chiama, il... quello per... Cola. No, quello per correre velocemente, come si chiama? La stamina mia. Ok, ho preso il Juggernaut, zio. Uno è preso. Oddio. Siamo nella merda, zio. Siamo proprio nella merda. Perché, ragazzi, adesso ci troviamo al round 20, 21, scusate. Stiamo andando avanti, purtroppo sono caduto per registrare. Faccio. Ogni volta che registro faccio le puttanate e cado. Grandissimi. Allora, dobbiamo scendere qui, ragazzi. Prendeci la Speed Cola, Speedy Cola. La Speedy Gonzales Cola. Allora, ovviamente ho due scimmie per mia fortuna. Quindi prendo una scimmia, la lancio subito. Una fuori dal cazzo. Ci manca solo che il gigante mi schiacci mentre sto prendendo la bibita e mi faccio due risate così. Vado a prendermi la stamina, zio. Allora. Sì, fai paura. Ok, dobbiamo prendere la stamina, la spamina. La spam, quella che ti fa spammare. Io mi lancio anche il drone. Vai, lancia il drone così ti aiuta un pochino. Allora, sto morto. Dai, muoviti cazzo, gigante di merda.
questo fango. Ragazzi, poche volte. Cioè, obiettivi ho fatto adesso io. Ragazzi, noi non siamo chissà che cosa in. In zombie, però. Pieno carico. È un porco molto tenace. Lancio una scimmietta, zio. Dai, cazzo. Zombie di merda. Ragazzi, comunque, se vedete, siamo al round 21. Noi non siamo. Io e Bebo non siamo giocatori da zombie. Siamo più sul multiplayer. Però ce la stiamo cavando anche in zombie. Non possiamo fare altro che provare a migliorare ulteriormente. Cercare di andare avanti. È un po' un casino, ragazzi. Dobbiamo prendere anche i pezzi. Ovviamente, se un pezzo di merda tu con quel cazzo di sangue di zombie. Ti salvi il culo così, eh? Ti salvi il culo così. Vai, zio, ti vedo. Allora, andiamo. Ok. Allora, abbiamo distruggere sti zombie di merda. Vai, te li distruggo io. Proteggimi il culo, proteggimi il culo, zio. Tanto vogliono bene solo a me sti zombie. Abbiamo capito. Tasciane uno. Tasciane uno. C'è 150.000. Dai. Zio, 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 no! Mi ha bloccato lo zombie piccolino. Vaffanculo. Non ci credo, zio. Aspetta. Lancia una scimmia che ce l'hai. Ah, non c'è. Zio, cazzo, se mi rianimi ci lancio una scimmia immediata. Ma zio, sei un genio. Ma zio, sei un genio. Prendo subito la Speedy Speedy, va. Dove sei? Ho preso la Speedy Speedy. Vado a prendermi subito di nuovo la Speedy Cola, cazzo. Cioè, sono nella merda, zio. C'ho il bastone. Non ho usato il bastone quando potevo usare il bastone. Ma che cazzo. Questo perché? Perché non voglio sprecare colpi. Sangue di zombie, vaffanculo, grandissimo. Ora ho qualcosa in comune con le masse di non morti. Mamma mia, che velocità, ragazzi. Quando siete in versione zombie, siete anche super veloci, come potete vedere qui. Allora, non so come cazzo si faccia l'elmetto. Dobbiamo scavare molto. Molte volte, vero? Ah, buono, l'ho guardato io quello. Ok, anche il round 21 è finito, ragazzi. Stiamo cercando di sopravvivere il più possibile. Adesso ci manca solo che il gigante mi schiacci. Grandissimo, non mi ha schiacciato, perfetto. Adesso proverò a sopravvivere vicino alla speed cola, così la prendo al volo. Ok, stanno disattivando il convertitore 3. Bravi. Vado io a bloccarli, zio, vado io a bloccarli. Mi ha dato una pacca panciata come ricompensa per quei tre obiettivi, lo sai? Una pacca panciata? Un'arma a pacca panciata, sì. Che arma? Non la conosco, sembra un STG. Le fiamme di voi resteranno. Si chiama Spat 447. Ma sembra bellina. Guarda, wow, non so che arma di che arma. Grande zio, mi hai salvato il culo in una maniera neanche che ti puoi immaginare. Fuori dal cazzo, zombie di merda. Oh. Ma Dio, quanto cazzo è? Ormai la rega potenziata non serve una minchia. È una specie di fucile a pompa sta cosa. Lancio una scimmia. Opla, vai, fuori dal cazzo. Ne ho congelato uno di zombie. Finalmente sono riuscito a riprendere tutto, ragazzi, nuovamente. Allora, se non ricordo male, Bebo, c'è quel pezzettino che ti ho detto sotto il piede di quello zombie di merda. Chissà come lo prendo. Non vorrei per forza la Regan 2, mi sa. Da quello che ho capito, da quello che mi hanno detto. Cioè, non vorrei rischiare dicendoti prova con la Regan 1. Cioè, magari funziona anche con la Regan 1, ma io non te lo so dire. Loro mi hanno detto, sicuro che funzioni con la Regan 2. Allora, ragazzi, non so se avete visto. No, vabbè, forse non l'avete visto. Perché dentro, dove ci sono i zombie templari. Oh, Dio santo! Dove ci sono i zombie templari, ragazzi, ci sono i zombie che hanno gli occhi blu. Dove c'è quella agarta, tipo, ragazzi, non mi ricordo bene. Quella specie di. Dove si trovano. Quel punto dove si trovano le rocce per costruire i bastoni. Si trova. I zombie hanno gli occhi blu. Mentre qui hanno gli occhi rossi. Adesso. Siamo al 22esimo round. Basta girare qui all'infinito. Si può girare. Carica il bastone. Bastone. Mamma, guardate. Stang. Bello. Quindi mi stai dicendo che sono forti i bastoni. Sono una cagata. A me sembrano una cagatina.
Se magari l'avessero, se la, magari l'avessi potuto potenziare, il bastone sarebbe stata un'idea, non lo sai? Beppo, che non risponde. Dimmi, dimmi, sono concentrato. Stai cercando di sopravvivere, eh? Stai cercando di sopravvivere, eh? Molto utili i doppi punti ora, eh? Dove sei? Al pacapunch, mi prendo il calcio in culo. Prendi calcio in culo, vai, prenditi un calcio in culo. Ho voglia di calcio in culo. Vai. Io volevo potenziarmi il bastone, non fa potenziarsi il bastone. Che cazzo. Come cazzo ci arrivi a quella bibita di merda? Quale bibita? Calcio in culo. Il calcio in ciullo? Calcio in ciullino. Minchia, zio, c'è un gigante di quelli balordi, con il lanciafiamme. Tu stai Zio, mi è arrivato tranquillo. nel culo. Sconfiggerne uno è già stato difficile. Minchia, l'ho sparato in testa e mi stava sbombardando. Tu, basta che gli dici di non fare lo scemo. Ok, glielo dirò. A noi da me. Sono chiusa. Che palle, porco Dio. Che palle. Ha combattuto fino alla fine, come zio! Ma 5 volte cadute. Poi dai, cazzo. Mamma mia, tipo fucile a pompa il bastone, ragazzi. Tipo fucile a pompa, ma non si è mai Vado a visto. pacca pace. E sta arrivando anche il tuo amico, sta arrivando, Dio santo. Minchia, zio, sono tre! Ma vaffanculo, vado nel portale, vaffanculo. Mi voglio salvare il culo, raga. Non morirò per queste puttanate. Non morirò per queste puttanate. Un cazzo. Tu ovviamente ci hai perso il bastone, magari. Ah, sicuramente lo ritroverai nel punto dove era prima. Dio, Dio! Verme verso la tomba. Ma andiamo qui, va. Sei chiuso qui, vai via. Stai chiudendo. Tranquillo, zio pure sa sempre come salvarsi. Oh! Tranquilli! Ci puntano sulla superiorità numerica. E Kure se ne scappa, ragazzi. Kure se ne scappa. Mamma mia, riusciamo a fuggire da quel cazzo di tempio maledetto. E ovviamente subito mi vengono a rompere il cazzo. Soldi, ragazzi, molto utili. Denaro insanguinato. Mamma, ragazzi, ancora una scimmietta. Sono nella merda più totale. Il bastone di ghiaccio è inutile, è una cagata. Ci vuole qualcosa di più forte, diciamo. Ma il mio è forte. Anche questo è forte, però magari non mi piace granché. Cioè, non è il mio genere di cosa. Facciamoci un giro col carro armato, raghè. Non mettetevi sulla strada. Il gigante, ovviamente, sta sbombardando tutto col carro armato, raga. Facciamoci un giretto, andiamo, va. Poi dai, cazzo. Ma vaffanculo i saldi. Mi servono munizioni, raga. Mamma mia, ragazzi, stiamo al 23° round. Non saremmo, ve l'ho detto, io e Bebo non siamo eccezioni. Siamo ragazzi normalissimi che giocano a zombie per divertirsi. Vedo un teschio lì che ovviamente non prenderò mai. Petto bitch, invece che headshot bitch, petto bitch. Fanculo. Va a cagare, grandissimo. Butta bombe. È questo! Oh, di granata, ragazzi. Guarda, 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 guarda. Bello. Sono arrivato. Fuori dal cazzo, Dove raga. è il drone, zio? È vero. Mollatemi, zombie di merda. Molla. Se questo non è spezzato il tuo, eppure il porco continua a lottare. Ghiaccio speech. Ghiaccio speech. Ice bitch, anzi ice bitch, dai. Tranquilli, zombetti. Wow, ragazzi, facciamoci un giro, scappiamo.
Vedo questa zampata di di gigante. Come potete vedere le zampe. Attento. Spam. Ok. Vai avanti, vai avanti. Continua. Andiamo avanti, ragazzi. Cos'è questa cosa? Sangue di zombie. Vaffanculo. Sono salvo, ragazzi, ancora. Una strana sensazione. Andare lì, andare lì. Granate. Bruciate all'inferno. Eliminazione istantanea. Con questa forza schiacceremo il nemico. Ci puoi contare. Con la forza in più che ho, vero? Ma va a cagare. Carica, carica il fucile, il bastone, grande. Ok, abbiamo caricato il bastone, ragazzi. Allora, zombie non ne vedo, perfetto, andiamo qui. Sento rumore di zombie, però non ne vedo, quindi saranno vicino a me, mi vorranno inchiappettare da dietro. Giustamente gli facciamo assaggiare il bastone. Fuori dal cazzo ancora, raga. Dai che ce la facciamo. Andiamo avanti, ecco qui di nuovo Bebux, ritorna con noi. Bebo ritorna con noi. Dai Bebux, ce l'abbiamo fatta. Vai a prenderti il bastone immediatamente, va. Dai che ti accompagni a prendere il bastone, va. Vieni, vieni. Dritto, dritto. Andiamo, andiamo. Vieni a prenderti il lubastone. Vieni a prenderti il lubastone, dai. Scendiamo, scendiamo, ragazzi, scendiamo velocemente prima che i zombie ci attacchino, perché ci vogliono assaporare. Assaporare. Andiamo, scendiamo, 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 scendiamo. Il bastone, eccolo qui, zio, prendilo, 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 prendilo. Dai. Calma, non c'è fretta. No, non c'è fretta, ma va. Io fossi in te scapperei velocemente prima che ti incuri una pressione. Dai, fammi strada. Fammi strada. Minchia, usa quel cazzo di bastone tuonante, va. Sai cos'era quell'arma che mi ha dato con le ricompense? Eh? Proprio un STG. Ma che cazzo è? Non li fa niente, io. È una cagata, te l'ho detto. Non capisco perché è così debole. Zio, non posso salvarti nuovamente, lo sai, vero? Mi dispiace, dovrò. Mamma, fucile a pompa, ragazzi! Fucile a pompa a bastone, lo chiamavano. Venite, vieni, cazzo! Mamma raga, il bastone congelante. Facciamoci un giretto. Prova a prendere l'altro, magari te lo fa prendere anche altro. Sì, adesso me lo. No, posso prenderlo, lo so. Posso cambiarlo al posto di questo, posso cambiarlo al posto della Reagan. Ma la Reagan sai com'è, è un cimelio di famiglia. È un cimelio che mi tramando da anni e anni. Ma che cazzo, ma pupala. Andiamo. Ci sentiamo anche la musichetta, ragazzi, visto che ci siamo. È giusto per togliere quest'ansia che ho dietro. C'ho un po' di ansia per colpa di zombie! Mamma mia, fucile a pompa, ragazzi. Lo chiamavano Mister Fucile a pompa, questo. Sto cazzo di fottuto. Mi servono munizioni. Mi servono munizioni, zio. Saliamo, ragazzi, dobbiamo prenderci l'altro bastone. Più che altro, ragazzi, mi servono munizioni, molte munizioni, almeno un paio. Andiamo, andiamo, andiamo a prenderci l'altro bastone, ragazzi. Proviamo a vedere se riusciamo a prenderlo. Spero di sì, ragazzi, non fa neanche a pacapanciarlo. L'avrei voluto potenziare, l'avrei voluto far diventare ultra potente. E invece non fa, ragazzi, non fa. Siamo già a quasi 19 minuti, però veramente, ragazzi, mi sto sfiammando la mappa, mi sto divertendo. Ovviamente i templari mi spaccano il culo. Io prendo sto bastone, raga. Questi bastoni potrebbero. Guarda che bello questo. Ma stai scherzando, questa è un'altra cosa. Mamma raga. Ma che cazzo lanci? Tuoni sta lanciando sto cazzo di bastone. Li tuona tutti in testa. Mamma ragazzi, ma carichiamolo, va. Così me li prendo entrambi, dici? Dai! No, cazzo, ragazzi! Mi sono bloccato, vabbè, 732 kill, 23esimo round, ragazzi. Ce la siamo giocata bene io e Bebo, alla fine purtroppo lui è caduto una volta, è morto definitivamente, ha perso Juggernaut, ha perso Speed Core, ha perso Stamina, ha perso tutto. Diciamo che
Ovviamente ogni round moriva sicuro al 100%, però siamo riusciti a costruire lo scudo, il drone di Maxis. Veramente ragazzi, abbiamo fatto quasi tutto, ci mancavano solo i bastoni, dovevamo fare... Cioè, cercherò di farvi vedere anche l'easter egg, se riesco, una di queste sere, se riesco a organizzarmi bene, a fare tutto. Quindi iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il video. Da Cure 93, Bebo 92, è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!